Lo sport in collaborazione con Abitare a Bosco Marengo. Abitare si occupa esclusivamente di cucine. Qui ogni cosa è a tua disposizione per aiutarti nella scelta. La nostra è una storia di serietà, competenza, passione. È iniziato nel weekend il campionato di calcio di Serie D con quattro formazioni della provincia alessandrina al via. Due pareggi e due sconfitte, il loro bilancio all'esordio. Convincente la prova della neopromossa Castellazzo, che nella prima storica gara nella massima serie dilettantistica italiana ha pareggiato 2-2 in trasferta contro l'Oltre Po Voghera. Biancoverdi in vantaggio al 18° con il rigore di Rossè. 5 minuti dopo arriva anche il raddoppio con Piana. Al 31° però la partita si riapre con il penalty di Buglio. Il pareggio arriva nel finale del primo tempo, davvero ricco di emozioni, grazie a Bigoni. Nella ripresa i padroni di casa attaccano, ma la squadra di Lovisolo resiste e guadagna il primo storico punto in Serie D. Stesso risultato e stessa dinamica nel punteggio anche per il Dertona. Chiacchieri va avanti di due reti con Dell'Aglio e Noschese, prima di venire raggiunto dalla doppietta di D'Antoni. Un esordio comunque positivo per una formazione ancora incompleta e in attesa dei rinforzi dal mercato. Debutto negativo invece per l'Acqui con il Borgo Sesia che spugna per 1-0 l'Ottolenghi. Decide la rete al primo minuto di gioco di Bottone. Una sconfitta giunta comunque al termine di una buona prova per l'11 di Buglio, che di fronte aveva una delle formazioni più attrezzate del girone. Niente da salvare invece nella disfatta della Novese, che torna dalla trasferta contro la neopromossa Gozzano con una scopola pesante. I biancocelesti perdono 4-0, finendo la gara in 9 uomini e non entrando praticamente mai in partita. Lo sport in collaborazione con Abitare Kitchen Store, solo cucine, nessun'altra distrazione. Il meteo in collaborazione con Punto Fuoco Tortona, piastrelle, parquet, arredo bagno, stufe, caldaie, caminetti pellet. Il servizio è il nostro miglior prodotto. Offerta prestagionale, stufe a pellet, compra d'estate per restare al caldo d'inverno. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. La Fondazione Teodora allevia le sofferenze dei bambini ricoverati in ospedale attraverso un'attività artistica giocosa e divertente, la visita dei Dottor Sogni. I Dottor Sogni restituiscono il diritto a giocare ai piccoli ricoverati, portando loro un mondo di magie, colori e giochi di prestigio e divertimento. Sono gli interlocutori privilegiati dei bambini perché capiscono e parlano il loro stesso linguaggio. In più, offrono un valido sostegno alle famiglie. E sono anche artisti professionisti che collaborano con medici e infermieri. Cambiano ogni volta approccio a seconda delle esigenze dei vari reparti. Grazie alla visita settimanale dei Dottor Sogni, i bambini evadono per alcuni attimi dalla realtà, a volte temuta, dell'ospedale. Tutti i bambini hanno diritto a questo momento di gioia. Per informazioni, info@teodora.it.